Ciao a tutti fuffolini, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video unboxing. Oggi ragazzi ho acquistato dei nuovi controller. Partivo dal presupposto che non voglio vendermi nulla, ma siccome mi arrivano costantemente richieste, messaggi con persone che mi chiedono consigli sull'acquisto di controller eccetera, ho deciso di fare questo video, quindi tutto quello che vi dirò è ovviamente la mia esperienza, anche perché ho aspettato un paio di giorni prima di mostrarveli, perché una volta arrivati li ho testati per circa 3 giorni. Mi sono arrivati lunedì, oggi è mercoledì, quindi comunque ho giocato sia lunedì che martedì, anche ieri live ho giocato con questi controller. Ma bando alle ciance, andiamo a noi. Ragazzi, purtroppo ho poco spazio, quindi mi sto adattando un po' come posso. Prima o poi cambierò anche scrivania. Partiamo dalla marca di questi controller, che è la Nixi. Non si trovano su Amazon e se volete acquistarli li potete trovare solo sul loro sito ufficiale. Comunque, spedizione veloce nonostante il sito non sia in italiano. Ma andiamo a noi. Come ho trovato questi controller? Sapete quando su Instagram ci sono le sponsorizzazioni? Bene, navigando ogni giorno su Instagram mi apparivano questi controller. Così, spinta dalla curiosità, perché mi sembravano molto belli e anche funzionali, ho deciso di acquistarli e ho preso 2 modelli. Ci sono tantissimi modelli, tantissime colorazioni, tantissime versioni eccetera, quindi eventualmente andate a guardare il link che vi lascio sotto al primo commento. Partiamo dal primo controller ragazzi, ovvero quello ergonomico. Se devo essere sincera, questo era il controller che mi interessava di più, perché ha questa forma ergonomica e se devo essere sincera non ne ho mai provato uno, quindi mi incuriosiva particolarmente. Una particolarità di questi controller che non si trovano in quelli che trovate su Amazon o comunque nei negozi e che hanno gli analogici RGB, cioè è comunque una cosa molto molto carina. Andiamo ad aprire la scatola per farvi vedere l'interno, anche se in realtà il contenuto l'ho già uscito. Libretto di istruzioni, porta Joy-Con e cavetto di ricarica, perché ragazzi questi Joy-Con non si caricano nella dock come tutti i Joy-Con normali, ma dovete ricaricarli con il cavetto, quindi sì, dovete ricaricare ogni singolo Joy-Con. E questa secondo me è la prima nota negativa, ma ce ne sono anche di positive. Una cosa molto importante ragazzi, che questi controller sono ottimizzati per la modalità portatile, quindi se volete giocare ad esempio a Switch Sports non vi consiglio questa tipologia di controller, anche perché ragazzi tenere un controller del genere in mano è anche abbastanza scomodo. Questi controller vanno bene solo se voi volete giocare esclusivamente in portatile. Allora, in questo caso sono veramente molto molto buoni. Considerate che le versioni compatibili di marche conosciute in Italia costano circa 80 euro, mentre questi li trovate a circa 40. Probabilmente la prima domanda che vi state facendo è: ma non è scomodo? Lì per lì ho pensato la stessa cosa, vedendo la dimensione esagerata della console, ragazzi, perché se io vado a prendere un controller piccolino, guardate dove arriva il controller piccolo e guardate dove arriva quello grande. E invece, ragazzi, al contrario di come può sembrare, questi controller sono davvero leggerissimi. Certo, non vi dico che è come non avere nulla in mano, perché ovviamente hanno una certa dimensione, ma a livello di peso non notate una grandissima differenza con i Joy-Con normali. L'unica differenza che notate è che giustamente le vostre mani hanno una distanza diversa rispetto al normale, perché essendo dei controller ergonomici hanno un'impugnatura totalmente diversa, che dovrebbe essere molto più comoda. Infatti dopo circa 2-3 ore di gioco in modalità portatile non ho assolutamente sentito la fatica. Solitamente io ho dei polsi che mi fanno male solo tenendo il mio iPhone 11 Pro ragazzi, perché è pesante, e vi posso dire che non ho assolutamente avuto problemi. Ho giocato anche nel letto, quindi teoricamente tenendo la console così, quindi avrei dovuto sentire
un peso nei polsi che in realtà non ho sentito, e questo è assolutamente un punto a favore. Per quanto riguarda tasti e analogici, in realtà non ho avuto nessun tipo di problema, si comportano veramente molto molto bene. Dietro addirittura ci sono tantissimi tasti, ad esempio il tasto T serve per configurare la luce RGB del singolo controller. Dico una cosa abbastanza scontata: i controller possono funzionare anche scollegati dalla console, quindi in realtà funzionano come i normali Joy-Con, e tra l'altro entrano nella Switch senza troppi problemi. Dico questa cosa che può sembrare banale, ma in realtà non lo è, perché in passato ho trovato dei controller che facevano davvero fatica ad entrare nella Switch. Quindi la nota negativa, che poi in realtà, ragazzi, non è proprio una nota negativa, perché come vi ho detto prima, questi controller sono ottimizzati per la modalità portatile, ovvero la Switch con questi Joy-Con attaccati non entra nella dock. Quindi se volete lasciare la Switch nella dock con questi Joy-Con non potete farlo, però come vi ho detto prima, questi Joy-Con sono pensati esclusivamente per la modalità portatile. Detto questo, andiamo ad unboxare il secondo pacco di Joy-Con. Voi li vedete chiusi, ma in realtà ho provato anche questi. In realtà sono molto simili, cioè il Joy-Con in sé è lo stesso, cambia la forma. Questo è un Joy-Con normale. Allora, la particolarità di questo Joy-Con è l'estetica, ma vi posso dire che anche per questo modello è disponibile questo effetto, diciamo, con i circuiti. In pratica è trasparente e si vede tutto l'interno del Joy-Con, solo che non mette a fuoco, quindi non si nota bene. A livello di Joy-Con sono più o meno gli stessi, ovviamente cambia l'impugnatura perché questo è un Joy-Con normale che può essere utilizzato tranquillamente sia nella modalità portatile che non, può essere utilizzato come Joy-Con staccabile di una Switch Lite o comunque della Switch normale anche per giocare a Switch Sports eccetera, è proprio un controller normale a tutti gli effetti. Per quanto riguarda i lati negativi di questo controller, l'unico che secondo me fa un po' di forza in più per entrare nella Switch. Come vedete, rispetto a quello di prima che entra tranquillamente, qui devo fare una leggera pressione. È comunque una cosa leggera. Anche questi, come vi ho detto prima, RGB, l'effetto principale è proprio il controller in sé perché si vedono i circuiti. Devo dire che comunque non è male. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che rispetto a questi controller, questi sono più pesanti, ragazzi, rispetto a questo. Questo a confronto è super leggero, mentre questo qui devo dire che ha un certo peso. Tirando le somme, ragazzi, partiamo dal fatto che non esistono controller super economici per Nintendo Switch. Anche quelli scadenti partono comunque da 20-30 euro. Questi che vi ho fatto vedere sono circa 40 euro. Ora, non è proprio un prezzo economico, sicuramente questo senza ombra di dubbio, però rispetto a controller che costano 30 euro, per 10 euro in più vedo una qualità un po' più alta rispetto a quelli. E considerate che quelli originali costano 70-80 euro, cioè questo qui ergonomico di Arceus, di una marca compatibile italiana, cioè costava 80 euro, ragazzi. Comunque con 40 euro, la metà, riuscita a portare a casa un controller abbastanza discreto. Hanno dei punti negativi sicuramente, ma nel complesso sono molto buoni. Personalmente questo promosso mi è piaciuto tantissimo, è leggerissimo e se giocate in modalità portatile ve lo consiglio veramente tanto, cioè è veramente buono, cioè mi sono trovata veramente bene con questo controller. Per quanto riguarda questo più piccolo, è un semplice controller normale, i tasti sono molto buoni, l'unica cosa negativa che ho notato, ve l'ho detto, è che fa un po' di fatica all'inizio ad entrare nella console, ma per il resto è un controller niente male. Quindi la domanda finale è se io vi consiglio questi controller, e la risposta è sì, ma dipende dal budget che avete, perché da una parte io tendo sempre a utilizzare le cose originali, ma ragazzi, obiettivamente questi controller originali costano 80 euro. Quindi se io non voglio spendere quel budget per comprare dei nuovi controller, allora vado a cercare dei controller che costano magari la metà con una buona qualità. E devo dire che questa marca, che non conoscevo, fa davvero dei controller niente male per il prezzo che hanno. Ovviamente non è poco, però vi posso dire che sono molto buoni. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Link
sotto al primo commento. Io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!